un buon primo tempo, un buon inizio di secondo tempo, poi l'ultima mezz'ora, cosa è successo? Abbiamo smesso di giocare, abbiamo commesso solita distrazione e poi potevamo recuperarla con due palle gol di Rusini, una di Ortolussi e l'altra di Liguori, non ci siamo riusciti, però l'errore è stato che abbiamo smesso di giocare, sono subentrate di nuovo delle paure e incertezze, soprattutto l'incertezza del gol. Possiamo prendere sempre gol. Il problema nostro è che ogni partita prendiamo un gol. E ci lavoriamo, però come gli avversari vengono su, oggi forse una delle poche azioni del Piacenza ci hanno fatto gol, una distrazione che noi in questo momento non ci possiamo permettere. Come è successo anche su palla inattiva, è andata bene che Antonio ha fatto un ottimo intervento. Sono distrazioni che in questo momento del campionato non ti puoi permettere. È già successo nel percorso, parlo quello mio, e niente, dobbiamo continuare a lavorare perché è l'unico modo per migliorarci. È l'ottavo pareggio della sua gestione, sono tanti, anche perché tanti pareggi erano vittorie quasi acquisite. Sì, stiamo a commentare sempre purtroppo delle partite che meritavamo anche in qualche occasione di vincere, però dopo quando subisci gol o non le chiudi succede questo. E noi purtroppo in casa soprattutto facciamo questi errori. La vedo più sconsolato che arrabbiato, la cosa un po' mi preoccupa. No, perché è una partita che avevamo in gestione noi, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo iniziato anche bene il secondo tempo, poi ci siamo abbassati, poi abbiamo smesso di giocare, di pressare e abbiamo subito un gol che si poteva evitare. Ci vuole più attenzione. Cioè queste partite bisogna portarle, cioè far risultato pieno, e quindi sono un po' così perché mi aspettavo qualcosa di più. Più che altro è che ci si era illusi che magari la vittoria di Novara avesse un attimo cancellato proprio queste incertezze, questi dubbi, questi momenti magari di defaianza, e invece ci si ritrova a ricaderci dentro. Sì, con la differenza di Novara che le occasioni oggi le abbiamo create, però non le abbiamo concretizzate. Ripeto, però Piacenza fa un'azione e mezza e prende un gol, quindi è lì che dobbiamo stare attenti a non concedere occasioni così, gol così, che si potevano benissimo evitare. Il problema è anche che dopo aver preso gol la squadra ha fatto fatica a reagire, un altro dei capitoli che si può aprire sulla testa di questi ragazzi. No, la reazione diciamo c'è stata perché abbiamo avuto due occasioni con Rusini, una con Liguori, quindi magari non proprio diciamo pulita nel gioco, ma le azioni le abbiamo create. E poi devi anche lì finalizzare, perché anche a parte due trasferte abbiamo fatto tre gol, poi facciamo sempre un gol, anche lì dobbiamo migliorare, ma soprattutto io penso alla fase difensiva, da non prendere gol, perché poi se riesci a fare un gol in partita le vinci. Un po' maledetto Leugani, non si riesce a tornare a vincere qui. No, maledetto no, dipende sempre da noi, da quello che facciamo noi, dal nostro atteggiamento. E mi dispiace soprattutto per i tifosi, perché poi ci hanno incitato, ci hanno dato una mano, noi purtroppo non siamo riusciti a vincere la partita. Ci mancava anche l'idrante alla fine. Ah, non commento, lasciamo stare. Era arrabbiatissimo, lo vedevamo. L'idrante e il campo, continua a insistere sul campo, però
faccio l'allenatore. Quindi... Più che lanciare appelli, dice. Sì, esatto. Grazie.